Ciao, in questo video andiamo ad imparare i 5 groove in stile Beatles contenuti nel mio metodo Timing per bassisti 2 band. Come vediamo, abbiamo questi 5 variazioni di groove, perché poi alla fine il groove è uno con altre 4 variazioni. Ricordo sempre che al lato possiamo ascoltare solo la versione basso batteria per sentire bene che cosa fa il basso. Ecco, è questo quello con la tab, quindi la prima pagina, e qua sono le 5 registrazioni. Ma andiamo a vedere nello specifico come suonarle. Allora, al primo giro, alla prima battuta, andiamo a prendere il La, siamo in La minore. La, Mi, poi andiamo sul Do acuto, quindi tasto 5, corda di Sol, La, La, Mi, Do, La, e La, quello più acuto di quello precedente, al tasto 7 della corda di La, di Re, della corda di Re, scusami. La seconda battuta è uguale alla prima, se non per questo ribattimento della nota Do. Quindi se nel primo tengo con la legatura il Do lungo, La La Mi Do La, il secondo Do Do La, ribatto il Do prima di scendere a La. Terza battuta, scendo in Sol, quindi sposto da La minore a Sol minore, quindi mantengo la diteggiatura di prima, quindi è importante andare col dito 1, Sol, 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 Re, Si bemolle, Sol, 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 Re, Si, Sol, sempre Si bemolle chiaramente, e anche qua vado a ribattere il Si bemolle prima di cadere sul Sol. Nella prima variazione vado a mettere un pochettino di sedicesimi, vediamo la prima battuta. La, La, Mi, Do, Do, La, Sol, Sol, Mi. Ok, quindi vado a prendere note di prima, quindi Do, Do, però con i sedicesimi, quindi attenzione alla lettura ritmica, Do, Do, La, Sol, Sol, Mi. Poi prendo il Sol naturale, Sol, Sol, Mi, prima di cadere sul Mi, quinto grado di La minore. Seconda battuta uguale, se non per l'ultimo quarto, La, La, Mi, Do, Do, La, Sol, Sol, Mi, Re, Mi. Prima di andare a Sol metto un Re, Re, Mi, tasto 5, tasto 7, corda di La, prima di scendere sul Sol. Sol, Sol, Re. Qui è esattamente come il La minore, soltanto riportato sul Sol minore, quindi Sol, Sol, Re, Si bemolle, Sol, Fa, Re, secondo uguale con il Do Re finale. Quindi attenzione poi agli ultimi 2 sedicesimi prima di tornare in La. Nella terza variazione, qua vado a prendere il ritmo quasi come quello precedente, ma cambio un pochettino le note, la disposizione. La, La, Mi, Do, La, La, Sol, Mi, Sol. Ok? Mi, tasto 7, corda di La, e Sol, tasto 5, corda di Re. Il secondo, seconda battuta, uguale. Poi vado in Sol, anche qua. Esattamente stessa posizione uguale, solo che anziché prendere Sol e Mi vado a prendere Fa e Re. Per concludere, nell'ultima battuta c'è una piccola variazione per rilanciare il giro. E qua un passaggio cromatico dal Sol per tornare in La. A me piace prenderlo sempre col dito indice che si muove, ma ci sono mille altre variazioni, posso fare anche indice e medio per poi andare su La, però è importante andarci col dito 1 perché in questo modo poi ti apre la posizione con le note che dobbiamo prendere. Nella quarta variazione, molto carina, abbiamo degli Emmeron.
parte uguale, la, la, mi, do, e poi abbiamo degli emeron, re, mi, sol, la, re, mi. Attenzione, sono tutti sedicesimi. Ok? Mentre nella seconda battuta va a risolvere salendo, andando, noi siamo sul do, la, la, mi, do, re, mi. Ok? Poi scendiamo sul sol e facciamo, immagino, la stessa cosa. Sol, sol, re, si bemolle. Qua diventano do, re, sol, la, do, re. Sol. E anche qua andiamo a risolvere sull'acuto. Sol, re, si bemolle, do, re. Prima di ripartire. Ultima variazione, quella un pochettino più difficile perché c'è un po' di smanicamento. Anche ritmicamente è un pochettino più difficile. La, la, mi, do, poi ci spostiamo al tasto 14, andiamo a prendere il mi acuto e facciamo sol, mi. Quindi sol al tasto 12 a corda di sol e ritorniamo sul mi al tasto 14 corda di re. Puoi prenderlo anche con una leggera strisciata. Nel secondo uguale, no, secondo leggermente diverso. No, scusami, il secondo è uguale al primo. Poi andiamo in sol, sol, sol. Questo qua è uguale come concetto all'altro, quindi abbiamo sol, re, si bemolle. Poi andiamo sul re al tasto 12, corda di re, fa re. E l'ultima battuta facciamo sempre sol, si bemolle e sol, scusa, re, si bemolle. E risolviamo con si bemolle acuto, tasto 15, corda di sol, e sol, tasto 12. Prima di ripartire.